Alessandro Mirarco, nono risultato utile consecutivo, questo Nardò sta volando, ma se l'aspettava di riacciuffare la partita alla fine? Diciamo che dopo il pareggio nelle battute finali della partita, ormai eravamo prossimi al 90esimo, probabilmente la maggior parte di noi pensava che la partita stesse per finire. E invece la giocata individuale di uno dei nostri, coronata poi da un grandissimo assist di Giorgio Bertacchi, ha fatto sì che i tre punti venissero dalla nostra parte. Magari no, non ce l'aspettavamo nelle battute finali per come si era messa la partita, però in settimana avevamo preparato tatticamente la partita in funzione di perseguire il risultato finale che poi effettivamente è venuto. Cioè, abbiamo preparato bene, abbiamo impostato bene la partita, conoscevamo gli avversari, li abbiamo visti e studiati parecchio e siamo andati a San Severo consapevoli che ci fosse la possibilità di tornare a casa poi con il bottino pieno. Senta, la sua maglia l'ha indossata anche suo padre, ma le chiede qualche consiglio? Che rapporto ha con suo padre rispetto, voglio dire, al calcio? Il rapporto al di fuori del campo, così come poi nell'aspetto calcistico, è ottimo. E lunedì parliamo della partita, magari ci confrontiamo su com'è andata e lui magari, che spesso ci segue sia in casa che fuori, mi fa capire quello che pensa riguardo alla mia prestazione, riguardo alla prestazione della squadra. Senti, il rapporto con l'allenatore quest'anno com'è? Buono, il nostro allenatore, che è comunque alla prima esperienza da tecnico in prima squadra, e si è rivelato un amico nei termini giusti. Nel senso che dà confidenza allo spogliatoio, dà confidenza alla squadra, ma allo stesso tempo si fa rispettare come allenatore. Questo penso che sia il binomio vincente per un tecnico, sia riuscire a entrare anche nel cuore dei ragazzi. E proprio oggi, che è il suo compleanno, tutta la squadra gli ha mandato una marea di messaggi per fargli gli auguri. L'ho anche un po' preso in giro, nel senso che ci aspettiamo da lui che ci porti i pasticcini, oppure ci porti a cena fuori, anche in virtù del risultato che è venuto ieri. Comunque in linea di massima il rapporto è ottimo e tutto lo spogliatoio rema verso la stessa direzione. Sì, naturalmente dietro al lavoro del tecnico, che poi è quello che magari ha più visibilità, che si confronta più con la stampa, con il pubblico, c'è il lavoro di tante altre componenti, che sono quelle dello staff, che lavorano in stretto contatto con il mister. Il lavoro che svolgono settimanalmente è impareggiabile. Il gruppo portieri, ad esempio, si allena con il mister Silipo, ci confrontiamo settimanalmente, partita dopo partita, ed analizziamo tutto il discorso tecnico e naturalmente con lui, che poi è uno psicologo di professione oltre che un preparatore di portieri, e abbiamo stretto un rapporto che va veramente al di là del campo.